L'analisi ESG sono quindi tre lettere, la prima che concerne gli aspetti di tipo ambientale, ossia l'impatto che l'azienda e la sua attività ha sull'ambiente, quindi possono essere emissioni CO2, deforestazione o sui cambiamenti climatici. La S invece concerne i diritti umani e quindi come l'azienda si comporta rispetto ai propri dipendenti, ai fornitori, ai clienti, in generale alla comunità che li circonda. L'aspetto invece G è quello che si focalizza sul comportamento dei dirigenti dell'azienda, quindi qual è la loro integrità, qual è la loro attività di controllo dei rischi della società e qual è anche la loro politica in termini di azionisti di maggioranza o di minoranza. Come integriamo noi i criteri ESG nella nostra gestione di fondi investimento? Siamo già naturalmente focalizzati sugli aspetti di qualità e crescita delle società che noi selezioniamo, in portafogli che sono concentrati e quindi poche aziende sono presenti nei nostri investimenti. L'aspetto qualitativo ci ha condotto in maniera totalmente naturale ad integrare gli aspetti ESG. Non solo, pensiamo anche che gli aspetti non finanziari abbiano degli impatti molto importanti anche sulle performance e quindi sugli aspetti finanziari nella gestione dei fondi. E quindi per questi due motivi ci è venuto totalmente naturale nel lungo periodo, non solo aumentiamo in qualità, ma riusciamo anche a aumentare nelle performance dei fondi. Per essere più precisi, conduciamo una vera e propria analisi ESG, dando dei ranking per ogni società in cui noi abbiamo delle posizioni in portafoglio. Quindi si può quantificare in maniera più precisa quanto prendiamo, quali posizioni noi prendiamo nei nostri investimenti e in base a questi ranking.